la vostra presenza così numerosa, grazie per l'amicizia. Mito no, sto qua, sono anche un po' stanco a questo punto della campagna elettorale, ma anche fiducioso in una campagna elettorale nella quale da una parte all'altra del paese noi stiamo innanzitutto ritrovando noi stessi, ritrovando le nostre ragioni, ritrovando quel rapporto con la società italiana, con le persone vere, in carne ed ossa, senza il quale un grande partito non esiste. Eppure entrati in questa campagna elettorale, in una condizione difficile, sotto l'impressione che il paese fosse tutto quanto imbambolato intorno al grande leader Berlusconi, e dopo un anno difficile per il Partito Democratico, eppure man mano che ci avviciniamo al 6 e al 7 di giugno, noi avvertiamo che il clima sta cambiando, che tanta parte dei nostri concittadini prendono coscienza della realtà e che anche le previsioni elettorali si fanno per la destra meno rassicuranti. Non credo davvero che essi possano penetrare in modo significativo in questa regione. Ancora oggi Berlusconi ha lanciato degli appelli da Roma, forse verrà, questo è, si fa alleggiare, diciamo. Io ritengo, non è un problema se Berlusconi verrà, certamente io credo che in un momento come questo gli farebbe persino bene venire qui in questa regione a imparare come si governa, come si affrontano i problemi dei cittadini, come si difende la coesione sociale, come si affronta una crisi così difficile, così drammatica, che richiede innanzitutto la solidarietà fra tutti gli italiani. Questo governo ha dimostrato davvero, con i fatti, non mi riferisco agli spot, gli spot sono formidabili, gli spot, secondo la pubblicità Berlusconi ha risolto anche il problema del terremoto, salvo accorgersi dopo che non ci sono neanche i soldi per la copertura finanziaria dei decreti. L'uomo ha una straordinaria capacità di individuare il punto dove si concentrano le telecamere, anche perché sono quasi tutte sue, e dove si accendono i riflettori, ma una cosa è lo spettacolo, altra cosa è governare un grande paese. Vedete, questa è una città importante, una di quelle realtà produttive del lavoro italiano che hanno per tanti anni contribuito in modo determinante al successo del nostro paese. Ed è una frontiera esposta della sfida della crisi, della competizione internazionale. Nessuno più di voi sa che il mondo sta cambiando, che le certezze del passato sono messe in discussione, che siamo sfidati sul piano di una competizione economica difficile, che richiede risposte impegnative, l'impegno dei lavoratori, degli imprenditori, ma anche politiche pubbliche all'altezza di questa sfida. D'altro canto, il mondo sta cambiando, non solo il nostro paese, non solo Prato. Il mondo vive una crisi profonda, drammatica, una crisi che non è un momento passeggero, non è soltanto una turbolenza dei mercati finanziari, no, è, io credo,
la conclusione di un ciclo dello sviluppo. Quello dominato da un capitalismo selvaggio, senza regole, che ha prodotto molta ricchezza, certo, ma anche profonde ingiustizie, profonde contraddizioni. E vedete, non si esce da questa crisi se non si cambia non soltanto la politica economica, ma se non si cambia cultura, se non si rovescia la gerarchia dei valori. Il mondo è stato dominato da una finanza internazionale che ha fatto credere che fosse il denaro a produrre il denaro, come in una sorta di magia, ed invece è stato schiacciato, svalorizzato ciò che davvero produce ricchezza, e cioè il lavoro delle donne e degli uomini.